Terzo giorno di Ristorexpo alla Rio Fiere di Erba, show cooking, convegni e un workshop hanno registrato il tutto esaurito. Tra i protagonisti più attesi lo chef toscano Cristiano Tomei, applauditissimo protagonista di una masterclass vivace e partecipata. Io ormai Ristorexpo è casa mia, so quante volte sono già venuto. Questo momento qui che è un momento difficilissimo e non voglio entrare nella cronaca quotidiana perché è drammatica, la cucina ci può aiutare a fare un sorriso e poi aiutare gli altri, e soprattutto la cucina può abbattere le barriere, è importantissimo. E parliamo di cucina, non di cucine. Come definirebbe la sua cucina? Quello non la definirei. Mangiatela la mia cucina, è l'unica maniera per conoscere un cuoco. E mi raccomando, mangiate con la pancia, non con la testa. Le emozioni passano di qua, non di qua. In Sala Porro un workshop sul mercato svizzero dedicato agli operatori turistici per conoscere meglio le potenzialità del territorio. Il turista svizzero è sicuramente un turista interessante per questa regione e quello che facciamo oggi è un workshop per capire meglio chi è, come si muove e come andare ad attrarlo anche con attività di marketing concrete. Il lago di Como ha un enorme potenziale per quanto riguarda il turismo svizzero, non semplicemente quello giornaliero che proviene da vicino, quindi penso al Ticino, alla Svizzera italiana, ma soprattutto per il turismo che arriva da Oltralpe e quindi da Zurigo, da Ginevra, da Berna, che parla una lingua diversa, culturalmente diverso e che potrebbe visitare il lago di Como veramente da un punto di vista turistico. Domani, giornata conclusiva, si terrà la premiazione dei benemeriti della ristorazione del territorio 2022.